L'ultimo provvedimento disciplinare al GF VIP 6 era arrivato quando Francesca Cipriani non aveva rispettato il freeze durante il primo incontro con il fidanzato Alessandro, poi entrato nella casa per trascorrere qualche giorno insieme a lei e agli altri vipponi. In quella occasione, come prevede il regolamento, il Grande Fratello VIP aveva deciso di punire tutti i concorrenti e non solo il colpevole della violazione con una riduzione del budget della spesa a disposizione. Francesca Cipriani si era scusata spiegando di non aver sentito l'apostrofo freeze apostrofo mania interno servite le scuse e i vipponi avevano dovuto affrontare la settimana con il buy ridotto. GF VIP 6. Provvedimento disciplinare per regolamento violato. Ora è tempo di un altro provvedimento disciplinare per i concorrenti del GF VIP 6. Carmen Russo e Manila Nazzaro convocano i loro compagni in salone e leggono loro il comunicato ufficiale. Anche questa settimana il Grande Fratello VIP ha deciso di decurtare il budget settimanale che i vipponi hanno a disposizione per la spesa. Vipponi, per la spesa di questa settimana avete a disposizione 310 euro. Il Grande Fratello VIP ha deciso di decurtarvi il budget a causa del fatto che alcuni di voi non hanno rispettato la regola sull'utilizzo degli occhiali da sole in casa, leggono le due concorrenti. I due vipponi che hanno violato il regolamento sarebbero Gianmaria Antinolfi e Sofie Codegoni. Gli unici concorrenti che possono utilizzare gli occhiali da sole anche all'interno della mura della casa sono quelli che hanno occhiali da sole graduati. Anche se i due vipponi non sono presenti durante la lettura del comunicato ufficiale, Manila Nazzaro li rimprovera ironicamente, Sofie e Gianmaria, che sono gli unici che non ce li hanno da vista, mangeranno di meno. Anche questa settimana i concorrenti del GF VIP 6 dovranno trovare il modo di far quadrare i conti e acquistare tutto il necessario per la settimana con un budget molto ridotto.